Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono sempre IvanFS88. Oggi andremo a fare un, tra virgolette, unboxing, non del mezzo in sé perché la scatola originale non c'è, ma parleremo un attimo di questo TRX4, conoscete tutti la marca Traxxas. Questo è il modello sport, quindi tra virgolette il modello base, senza bloccaggi, senza cambio a due marce. Uno scaler classico, chiamiamolo base, di suo ha già i differenziali a portale, quindi già ottimo per andare a superare qualsiasi ostacolo in altezza. La radio base, quindi due canali base, o tre canali, sì, esatto, tre canali base, e scocca in Lexan. Questo mezzo è usato, ma no, nel senso che è stato acquistato da un mio amico che me lo ha ceduto ad una cifra veramente irrisoria, è quasi un regalo, chiamiamolo. Ancora la pellicola sulla scocca, le ruote non hanno mai toccato terra, sotto è perfetto, dopo vi faccio vedere più da vicino come è messo. E il vero e proprio unboxing, in realtà, adesso sposto un attimo la videocamera, è di questa scatola qui che vedete, ovvero una miriade, ma non sto scherzando, una miriade di upgrade e pezzi di ricambio per il TRX4. Oltre a questo c'è anche un'altra scocca che mi ha sempre fornito nel prezzo. E l'idea di base da sviluppare per questo TRX4 è quella di, scusate, inquadro il mezzo, è quella di andare a, tra virgolette, sostituire per quel che riguarda le lunghe passeggiate, lunghe percorrenze, ovvero sopra i 15-17 km di camminata, come sono solito fare assieme ai miei amici, con gli scaler, sostituirà l'RGT, nel senso che l'RGT è ancora qui, però avendolo improntato su una tipologia di scaler, tra virgolette, come possiamo dire, Real, comunque Real abbastanza preparato perché il telaio dell'RGT con differenziale portale in ferro, gomme da 1.9 e con gommature da 120, ammortizzatori, paraurti un po' smussati, eccetera, è comunque una categoria Real perché ha la scocca in ABS rigida, diciamo. Però per fare la tipologia di, come dicevo, lunga tratta per camminata su vari percorsi più o meno accidentati, inizio a far fatica perché in caso di una rottura grave che non riesco a sostituire con le parti di ricambio che ho nello zaino, faccio fatica a portarmelo dietro perché comunque è un mezzo completamente in metallo, per a parte il paraurti posteriore e i parafanghi è tutto in metallo, quindi iniziamo a parlare di mezzi veramente molto molto pesanti, prestazioni elevate, però come ripeto in caso di rottura portarselo sulla schiena oltre allo zaino, viveri eccetera inizia a diventare molto difficile, oltre che camminando non si riesce a porre così tanta attenzione come si fa con il trial vero e proprio, quindi è facile anche andare a rovinare la carrozzeria, mi dispiacerebbe perché è veramente molto bella quella blu di Niora che sono andato a montare sull'RGT. Avendo trovato questa occasione appunto dal mio amico Tom che lo ha venduto ad un prezzo irrisorio, stracciato proprio, ne ho approfittato al volo e sono andato a prendermelo, lui abita qui vicino a me, lo sono andato a prendere proprio questa sera, mi sono tra virgolette fatto il regalo di compleanno. Insieme al mezzo vero e proprio, che è il kit di Traxxas del TRX4 Sport, come abbiamo già detto, mi ha fornito il suo cavalletto con l'appoggio per le bande e poi andiamo a vedere tutto quello che c'è all'interno dello scatolone, che lì sì sarà il vero unboxing, ma vi parlo un secondo di cosa vorrei fare per andare a sfruttare al meglio il TRX4. La radio manterrò la sua, classica, semplice. Non ho bisogno di altre tipologie di radio, è bella, è comoda, si impugna bene, è leggera, una radio
Normalissima, va benissimo. Rimarrà questa la sua, la ricevente è dietro la Jeep. L'idea è quella di andare a, tra virgolette, prototiparlo, se mi passate il termine, nel senso che mi ritrovo molto spesso a fare mulattiere dove ci sono scalini o sassi, dove l'inclinazione con il paraurti in plastica originale di Traxxas mi troverò probabilmente a far fatica. Faccio fatica già con l'RGT, che comunque ha il paraurti più piccolo, più stretto, però se vedete l'inclinazione qui cambia. Questa è l'inclinazione. Se vado a togliere il paraurti riesco ad affrontare ostacoli più in linea retta. L'idea è quella di andare a togliere questo paraurti. Nello scatolone, come vedremo dopo, ce ne sono già due tipi in metallo, quindi andiamo ad appesantire un po' il muso. Gomme, sfrutterò queste di Traxxas originali, più un altro treno di gomme che c'è sempre nello scatolone, sempre di Traxxas originali. L'ESC verrà cambiato, sempre nello scatolone delle sorprese c'è un Hobby Wing 1080 con la sua scrina, quindi programmabile. La scocca, come dicevo, manterrò questa perché il blu è il mio colore preferito, infatti l'altro scale era blu. Ho un'altra scocca per fare un proto, ma quelli veramente proto, che andremo a vedere più avanti con sempre quello che c'è all'interno della scatola delle sorprese, se riusciamo a sfruttare un po' di pezzi che ci sono qui, un po' di pezzi che ho a casa io per andare a fare un altro mezzo. Posiziono la telecamera in modo da potervi far vedere cosa c'è all'interno dello scatolone. Andiamo a tirar su un po' di pezzi insieme e vediamo bene bene cosa c'è nel dettaglio all'interno di questa scatola magica. Perfetto, allora ho posizionato la scatola in modo da cercare di far vedere il più possibile cosa c'è all'interno. Partiamo con la parte posteriore in Lexan della scocca per il Power Wagon. La parte frontale del Power Wagon, la tiro fuori qui, la vedete, già verniciata, l'aveva già verniciata lui, di un bel verde, con i finestrini trasparenti come piace a me. Sinceramente, Traxxas ha i finestrini neri, ma li lascerò così. Questa potrebbe essere la cabina per un bel proto. L'idea che mi frulla nella testa del proto c'è sempre. Luca mi odierà, ma va bene così, nel senso che sì, le categorie che utilizziamo di più nel nostro gruppo sono appunto le Real, quindi parliamo del Defender 90 RC4VD con livrea Camel Trophy, appunto molto base quello, che è un mezzo con il quale comunque ci si diverte molto, arrampica bene anche se ha gomme piccole. Diciamo che il suo telaio è fatto così tanto bene che riesce a supportare una scocca molto pesante con molte aggiunte estetiche che comunque vanno a influire sulle prestazioni, ma riesce comunque veramente a darti belle soddisfazioni. Poi possiamo chiamare una categoria superiore, abbiamo l'RGT che monta già motore brushless, l'Hobby Wing, lo Xerum da 1800 kW, se non mi ricordo male. Gomme più grandi, cerchi Bedlock in metallo, differenziali in metallo portale, paraurti smussati, quindi parliamo già di una categoria che è una via di mezzo tra un proto e un real vero e proprio. Il Traxxas, come abbiamo detto all'inizio, sarà per me la Jeep da passeggiata, passatemi il termine, che però deve comunque avere delle prestazioni abbastanza elevate, nel senso che facendo mulattiere, facendo delle camminate impegnative su sentieri ripidi, con sassi, magari a volte bagnati, con terra che si muove, deve comunque avere delle belle prestazioni. Traxxas TRX Sport è, penso, l'emblema delle prestazioni per eccellenza, nel senso che è la marca più blasonata di Scalera, secondo me,
il telaio del TRX4 Sport viene sfruttato parecchio, ho visto anche su YouTube, per fare appunto dei proto e comunque con degli upgrade che vanno ad appesantirlo, pesi sui mozzi, parti diciamo in metallo che vanno comunque ad aggiungere peso. Io, come detto, lo voglio snello, leggero, comodo da portare in caso di rottura, perché la rottura, come sappiamo, nel modellismo è sempre dietro l'angolo. Comunque, per quanto sia fatto bene il modello, per quanto sia prestante il modello, la rottura c'è sempre, soprattutto se parliamo anche di movimento terra, eccetera. Quindi può starci. L'idea è proprio quella, appunto, di avere un mezzo snello, rapido, veloce, che sta al passo della camminata, che riesce a fare bene gli scalini, che riesce a imporsi bene anche su percorsi molto duri. Comunque andiamo avanti a tirare sulle cose nella scatola. Abbiamo due adesivi con il libretto del Trax, perché aveva svariati modelli, quindi siamo ben forniti di adesivi, più il kit classico che ti danno all'interno della scatola. E una cosa volevo dire, Traxxas vende questo modello per RTR, cosa che a mio avviso dovrebbe un attimo cambiare la sua politica, perché RTR, per quel che mi riguarda, è Re di Turano, ovvero lo prendo dalla scatola, metto la batteria, accendo il telecomando e parto. Nel modello di Traxxas, qui nella scatola del TRX4 Sport, non mi ha fornito la batteria, quindi a mio avviso è sbagliatissimo chiamarlo RTR. Su un mezzo che online viene sui 450 euro, quindi parliamo veramente di una cifra importante, perché secondo me per uno scaler è abbastanza importante i 450 euro, soprattutto per essere un modello così con scocca and action, tutto in plastica, sono tanti. 450 euro a mio avviso sono tanti a prenderlo nuovo. Non fornire una batteria, almeno una di quelle classiche non lipo, secondo me sarebbe più corretto nei confronti del cliente. E diciamo che per una cifra importante, se devo spendere 450 euro per acquistare questo modello qui nuovo che vedete sul mio tavolo e che ho io acquistato usato ma non usato, scusate il gioco di parole, io non li spenderei 450 euro per questo modello qui, io a mio avviso non li spenderei. Prenderei un RGT Pioneer, che è molto simile come fattezze, non ha i portali, ok, non ha i differenziali portale, però andiamo a spendere meno della metà dei soldi e abbiamo comunque un mezzo che ci permette di divertirci, ok, non avrà magari le prestazioni di Traxxas, però l'abbiamo pagato meno della metà con, voglio dire, altri 100 euro, quindi arriviamo a un 300 per cambiare magari il differenziale, la gomma, un qualcosina per aumentargli le prestazioni, un RGT, un FTX, quel che volete voi. Secondo me vale più la pena puntare a un mezzo di quel tipo lì. A meno che uno non dice, vabbè, io voglio il Real, voglio l'RC4UD come il Defender che ho da basso. E allora lì, ok, si va a parlare di 700 passa euro di mezzo, insomma, è già un qualcosa di diverso. Lì sono stato fortunato ad averlo trovato usato anche quello, un po' incompleto, un po' da sistemare, ma sono stato fortunato anche lì. Infatti, a comprarlo nuovo non avrei mai speso anche lì quella cifra. Devo essere onesto, dopo che sono entrato nel mondo del modellismo, ho imparato bene a capire. Quando riesco ad avere un mezzo a un prezzo vantaggioso, qui parliamo di un mezzo che non vi dico la cifra perché non penso vi interessi, ma solo quello che c'è nella scatola vale il doppio della cifra che ho pagato il mezzo. Quindi siamo a posto, ci siamo capiti. Andando avanti, quattro gomme nuove di zecca, anche queste mai toccato per terra. Se metti a fuoco telecamera, ti ringrazio, ok. Con scritte bianche penso che andrò a mettere questo, mi piacciono di più con le scritte bianche, secondo me si abbinano bene al blu. Qui aveva fatto una prova per incatenarle, andremo a togliere le catenelle e utilizzeremo le gomme così, semplice, 1, 2, 3, 4. Abbiamo tutto il kit di parafanghi interni
che andremo a montare, perché svariate volte mi sono trovato sotto l'acqua, sotto la pioggia, nella neve. Con questi qua andiamo a proteggere tutta l'elettronica, tutto il mezzo interno. Ottimi, già questi sono un plus. Abbiamo svariati pezzi stampati in 3D per farlo appunto, come dicevo, diventare un proto, ma adesso andremo a vedere un'altra chicca che c'è all'interno della scatola. Pezzi di ricambio per quel che riguarda i differenziali anteriori, ovvero il pezzo che fa da portale con la sua noccioletta. Scatolette che vanno all'interno per mantenere all'asciutto la ricevente. Un set completo di link, quindi originali con tutti i vari pezzi di ricambio, anche qui parliamo di cifre di ricambi che per Traxo sono abbastanza altine. Qui abbiamo guarnizioni che sono per gli ammortizzatori. Qui abbiamo tutti i blocchetti che vanno, i trascinatori, quelli esagonali. Abbiamo una miriade di paraurti in plastica, anteriori, posteriori. Ne abbiamo diversi modelli, pedane di ricambio qualora si rovinassero, si rompessero, pezzettini con torrette di supporto con calamite, quindi andiamo anche per il Power Wagon magari a fare il supporto con calamite. Abbiamo un paraurti in ferro stretto e penso che andrò a montare proprio questo sul Traxxas in modo da andare a far togliere quello che dicevamo sull'anteriore. Vorrei provare anche a montare questo che è ancora più, tra virgolette, da proto, perché è proprio solo il becco anteriore. Set di calamite per le scocche. Questo è di un Axial, però si può comunque piegare le alette e si può andare a fissare su qualsiasi telaio con i ganci in metallo. Pesa un po' di meno, questo pesa un po' di più ed è un po' più bellino esteticamente. Andrò a vedere quale mi aggrada meglio e quale riesce a darmi le migliori prestazioni. Altre pedane, tanichette per l'estetica, viteria, una chicca importantissimo, motore. Con tutta la scatola di riduzioni più ripartitore nuovo, mai utilizzato, nuovo di zecca anche questo. Quindi abbiamo già i pezzi per fare un altro scaler, come vi dicevo. L'SC di cui vi ho parlato. Un vericello con il suo interruttore, quei vericelli classici che troviamo su AliExpress. Non è finito. Tutto qua. Allora, SC classico Traxxas, compresa, beh, sua, non so, presumo che qualsiasi persona al mondo sarebbe andato a tagliarla e mettere un XT60 o un DIN-ST. Vabbè. Altri pezzettini per il telaio e scatolette per coprire le riceventi. Pedane. Altre pedane, altre componenti interne per andare ad assemblare il telaio, pezzettini di paraurti, viteria, ricambi vari, pezzettini di chiavi, graffette per la scocca. Altri pezzi sempre per torrette, per stampati, per andare a fare, come dicevo, il proto. Un'altra cosa molto bella, un telaio completo Traxxas. Originale, nuovo, non ha un graffio, completamente nuovo. E la chicca delle chicche, signori miei, questo. Un telaio per andare a costruire un proto. Io ho dei differenziali RGT, quelli originali in plastica, che comunque sono ottimi. Ho un set di gomme Traxxas, ho un set di gomme RGT nuovi in plastica. Ho tutta la componentistica che mi serve per andare a fare un proto, quindi ho portabatterie, pezzi di telaio per andare a fare le slitte superiori, ammortizzatori dell'RGT, quindi in realtà la realizzazione di un proto c'è già. C'è già tutto.
E qui altri pezzi per alzare e regolare gli ammortizzatori, sempre stampati in 3D con varie forature per andare a regolare al massimo qualsiasi inclinazione di ammortizzatori, eccetera. Altre componenti sempre stampate 3D per andare a... Penso, questa è la parte per il telaio, qui vanno inseriti i pezzi del paraurti. Altra componentistica di scorta per Traxas. Io direi che il vero unboxing è stato quasi più la scatola che comunque il modello, perché di per sé è un modello base, come dicevo, è nuovo, ha il cellophane, è nuovo di zecca. Vi faccio vedere il sotto cioè non ha un minimo graffio, è proprio nuovo, 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 nuovo. Non ha toccato terra. Questo è un modello nuovo. Io personalmente sono andato ad acquistarmi i copri differenziali, il copri servo che si mette all'anteriore, la placchetta qui per non far sì che si rovini durante i percorsi e basta. Tutto il resto che vedete era compreso nell'acquisto che ho fatto e sinceramente sono molto molto soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. Bellissimo, blu è, come ho già detto, il mio colore preferito, un bellissimo blu metallizzato. Ok, non ne avete trasparenti, ma ci possiamo tranquillamente accontentare. La scocca non richiama forse il muso, forse potrebbe richiamare un Ford, forse. Non è comunque marchiata, è design di Traxxas. Io direi che adesso magari mettiamo in pausa il video, non vi tedio altro. Vado ad applicare tutto quello che ritengo possa aumentare le prestazioni per quel che riguarda le lunghe camminate del mio nuovo Traxxas e ci becchiamo a fine video, vi faccio vedere gli upgrade. Ah, c'era anche la slitta di supporto per Traxxas. Eccola qua. Ci becchiamo tra un po' quando ho assemblato per bene il mio mezzo. Eccoci allora, ho finito di montare tutto, siamo arrivati al giorno dopo perché ci ho messo veramente tanto tempo perché c'era tanta roba da montare. Vi faccio vedere togliendo la scocca. Questo è il mezzo. Ho montato, come dicevamo, il paraurti quello in metallo, ho inserito i due LED collegati direttamente alla ricevente, quindi quando accendo la macchina si accendono i LED anteriori. Ho montato tutto il kit di parafanghi, belli e robusti, che fanno da supporto anche agli ammortizzatori. Dietro abbiamo la possibilità di andare a inclinare in diverse posizioni l'ammortizzatore, perché abbiamo vari fori per poter appunto fissarlo, questi quattro. Riusciamo a inclinarlo diversamente. Per il momento l'ho messo dritto come era sull'originale, voglio provarlo con la configurazione originale, poi se mai andrò a spostarlo avanti, penso così, in modo da aiutare lo scaler a avere un movimento più fluido, meno scattoso. È stato montato l'hobby wing, quindi abbiamo già il 1080 inserito, una batteria da 7.4. Per andare ad alloggiare il paraurti anteriore ho dovuto intagliare un pochino la scocca in Lexan qui, in modo che si adattasse bene alla forma del paraurti senza andare a toccare da nessuna parte. Vedete, qui è giusta. Il vericello per il momento non l'ho ancora installato, penso che probabilmente non andrò nemmeno a installarlo, non so neanche io se andare a metterlo o no. Vedrò più avanti, tanto in realtà quando si fanno queste camminate come ho pensato di costruire lo scaler, il fermarsi a usare il vercello non serve, perché se il scalino, se la parte in cui la Jeep va a bloccarsi, non c'è tempo di fermarsi a utilizzare i vercelli, eccetera. Bisogna fare tanti chilometri e bisogna andare avanti spediti, quindi in quel momento lì la macchina la prendi in mano, te la sposti un attimo e riprendi a correre con le sue ruote, insomma.
Se ogni ostacolo che andiamo ad incontrare dove serve il vericello ci fermassimo, capite bene anche voi che a percorrere 15, 17, 20 km magari in un giorno ce ne metteresti due, allora non ha più senso andare a sfruttarlo. Sarebbe bello esteticamente, cioè potrei inserirlo esteticamente e semmai se uso lo scalo per fare altre cose potrei utilizzarlo. Adesso non so io, piuttosto semmai andrei a mettere o una barra LED sopra o qualcosa per l'illuminazione, perché ho solo i due faretti qui davanti ed è successo che nelle 52 gallerie, un percorso che vi consiglio di fare, e appunto con 52 gallerie le luci sulle Jeep sono state molto comode, oltre ad avere il frontalino o la torcia a mano, le luci sulle Jeep facevano tanta tanta luce e quindi non è servito utilizzare nient'altro. Io direi che ci becchiamo con qualche foto magari sui miei profili Instagram, eccetera, in modo da farvi vedere come ha funzionato lo scaler, come funziona lo scaler, e farò comunque un video per farvi vedere come ho adattato gli ammortizzatori dietro, eccetera, in base a come funziona lo scaler nella giornata di oggi. Vado a fare qualche test e ci becchiamo nel prossimo video. Ciao ciao!